Tutto pronto, quindi inizia. San Lorenzo fuori dal Rio, subito il destro, distante, lontano, ma calcio d'angolo. Dopo 20 secondi di gioco, altro destro da distanza, molto potente, respinge bene il portiere delle Furie dal Rio. San Lorenzo. Ora chiusura, un po' di traffico, può approfittarne qui fuori dal Rio che scappa in velocità per il destro, potente, subito il gol all'avvio. 1-0. Ripartenza, destro secco, vantaggio fuori dal Rio dopo 30 secondi. Fuori dal Rio che stringeranno le difese per guadagnare i primi 3 punti dopo la sconfitta nella prima e il pareggio nella seconda gara. Doppia chiusura ancora del portiere giallo. Ancora rischio di perdere il pallone, sempre la 11, fulcro di gioco offensivo per la Spes. Ora riceve il pallone dalla distanza, bello il destro secco, chiuso dal corpo avversario. Lo tiene il pallone in campo, buona la girata qui, bello assist profondo sul secondo palo, la tiene sul corpo, bene il portiere delle Furie dal Rio. Ancora va la respinta al mittente, ancora però Furie dal Rio in avanti, stanno gestendo, se così si può dire, ora la fase di ripartenza, alto destro, ancora sul corpo del portiere. Decimo circa in corso, destro incrociato, palo interno, questa volta arriva il gol del pareggio. Fabio, la numero 11 della Spesa di San Lorenzo, per la rete del pareggio, 1-1 dopo 10 di gioco. Ancora prova sempre la giocata in solitaria qui, ma viene barcata dalla 5 del San Lorenzo. Ora voleva essere servita l'altro destro secco, potente, della 11 sulla ginocchia del portiere delle Furie dal Rio. Ora stavolta arriva l'assist sul secondo palo, tiro bellissimo a giro, e arriva quindi la rimonta dello Spesso San Lorenzo, 2-1, 2 gol in 2 minuti per loro. Bello il destro secco sotto l'incrocio dei pali. Era quindi chiamate al ribaltone, il giocatrice ora in possesso palla. Vogliono trovare il gol del 2-2, ma riparte ancora lo Spesso, comunque tanto spazio lasciato alle spalle dalla difesa. Ancora serie di tocchi, palla che rimane lì, la scarica poi con decisione, pallone non è riuscito ad allontanare qui la difesa delle Furie dal Rio, è doppietta. Però nel giro di un minuto da parte della 5 del San Lorenzo, 3-1, quindi ora per loro. Pisce male questa volta con il mancino, pallone un po' scarica tra le braccia del portiere delle Furie dal Rio, poi recupera palla qui di Erlinger che gira con il mancino, stappa in 2-3 tempi, poi scappa in avanti. 2 contro 3, parte un altro destro, respinge bene il portiere dello Spesso San Lorenzo, prosegue ancora l'offensiva delle Furie, bello il destro ancora sul corpo, offensiva gialla, respinta ora quindi dalla rimessa fuori dello Spesso San Lorenzo che conduce 3-1, rimontato il vantaggio giallo, ancora prova l'assist al centro, serie di confusione e palla che ancora rimane lì e arriva la tripletta qui, l'hat trick, quindi pallone a casa, magari in serata si augura per la 5 del San Lorenzo che ne fa 3 nel giro di 5 minuti, va sulla 4-1 la formazione in completo granato. Ancora serie di disimpegni errati, però lì un po' di difficoltà nell'allontanare la sfera dalla propria rete di rigore, altra occasione spessa, ci ripensa, prova la magia, fa affittare il pallone, ma ancora respinta, ancora cercava il poker personale qui la 5, palla che scappa larga, scarico retrato, pensa al piattone, bella parata, poi quasi incrocio dei pali, occasione per il 4-2, bellissimo destro, firma però a quel punto la giocatrice ora si dispone sulla sinistra, recupera palla ancora lo Spess, sempre con la 11, prova a passare in mezzo a troppe maglie gialle, quindi ripartenza rapida per le Furie dal Rio, 2 contro 2, vuole puntare l'avversario, poi scarica con il tacco, arriva il destro alla distanza, sulle gambe avversarie, alla fine arriva il triplice fischio, quindi si chiude così, vince lo Spess, 4-1, una tripletta della numero 5, migliore in campo.